ricercare un investimento o un finanziamento. Ma mi piace pensare che per fare questo progetto, per realizzare la gestione in via definitiva del parco, i comuni debbano pensare che nel proprio bilancio ci sia una voce che dice Parco della Terra delle Gravine. Ieri è stata presentata in conferenza stampa alla terza, la sesta edizione di Svilupparco, ideata dai ragazzi del Centro di Educazione Ambientale Parco delle Gravine. Tre settimane di grande festa con un programma ricchissimo per grandi e bambini. Per la prima volta Svilupparco diviene rassegna itinerante che interessa ben cinque comuni che insistono nel perimetro del Parco regionale Terra delle Gravine, la terza Ginosa, Castellaneta, Mottola e Palagianello. Al tavolo i sindaci dei comuni coinvolti, gli assessori Gianrocco De Marinis, Leonardo Matera e il consigliere Rocco Danzi, Francesco Rizzello e Liliana Dell'Aquila. Sì, l'idea di fondo è quella di riprendere protagonismo da parte dei comuni, perché comunque abbiamo riscontrato che questa gestione provvisoria affidata alla provincia di Taranto negli ultimi 10 anni ha segnato un'inerzia che non ci soddisfa assolutamente e che ha messo un po', ha lasciato un po' allo stallo questo progetto che per noi può essere significativo. L'idea è quella di ritornare ad essere protagonisti della gestione dei territori e farlo essendo consapevoli di quelle che sono le risorse a disposizione dei comuni, ma pensando che questo è un progetto di sviluppo, un progetto ambientale, un progetto economico. Credo che la sponda che in questo riceviamo e possiamo constatare da parte della Regione è molto significativa, così come anche la volontà da parte dei comuni e delle comunità di investire in questo progetto. I prossimi passi? I prossimi passi saranno quelli di continuare a ragionare con gli altri comuni allo stesso tavolo per cercare nell'arco di un paio di mesi di approvare uno statuto che possa traguardare questo nuovo ente di gestione e che possa quindi avviare una nuova fase. Svilupparco è un bellissimo progetto dove rientrano 5 comuni, tra cui Ginosa. Sì, questo è un progetto pilota per quello che accadrà nei prossimi anni. Abbiamo detto la nostra, abbiamo confermato in Regione mercoledì scorso insieme agli altri sindaci la volontà di creare un ente parco autonomo, di farlo in maniera separata dalla provincia, di avere un ente più dinamico. Molti comuni per diversi campi, il sociale, il GAL, dialogo già tra loro in maniera autonoma, preferiamo farlo così e preferiamo concretizzare il tutto attraverso un consorzio di comuni per dare vita effettivamente al Parco delle Gravine, cosa che è mancata in questi anni perché è stato subito dai cittadini come un vincolo di carattere amministrativo. Noi lo vogliamo far diventare una vera forma di sviluppo culturale, turistica, identitaria del nostro territorio. Quindi questo è l'obiettivo, questo di Svilupparco è un'occasione. Ringrazio gli organizzatori per aver creato tutto questo. L'abbiamo fatto in maniera itinerante tra più comuni, sarà soltanto un progetto pilota che negli anni dovrà coinvolgere tutti gli altri comuni. Sì, facciamo parte convintamente di questo progetto perché siamo certi che solo un gioco di squadra fra le diverse amministrazioni e fra le amministrazioni e le associazioni presenti sul territorio possa consentire di sfruttare al meglio questa importantissima risorsa, perché ci sono tutta una serie di potenzialità, quelle del parco, che ancora sono inespresse, anche perché la gestione del parco non è stata, come dire, ottimale in questi ultimi anni. Quindi l'obiettivo che ci siamo tutti quanti dati insieme stasera è di giungere ad una nuova gestione che consenta veramente di gettare le basi per una migliore utilizzazione di tutte quelle che sono le risorse all'interno del parco, che può diventare anche e soprattutto volano di sviluppo per l'intero territorio. Francesco, che cos'è Svilupparco? Svilupparco è un evento ormai giunto alla sesta edizione che negli anni precedenti si sviluppava su 3 giornate, 3 giorni di eventi sulle tematiche ambientali e sulle tematiche del nostro parco Terra delle Gravine. Quest'anno invece diventa una rassegna, diventa un evento che copre 23 giorni e si svolgerà in tutti i comuni limitrofi alla terza, compresa quindi Ginosa, Castellaneta, Mottola, Palagianello, con tanti eventi in natura e per la natura, da escursioni, da attività quindi escursionistiche e naturalistiche, ad attività di yoga, di rilassamento nelle gravine, a concerti, a momenti nei centri storici, quindi andando a coinvolgere tutto quello che è i nostri beni culturali e ambientali.
Vi ricordo quindi che Svilupparco inizia stasera e durerà fino al 13 di agosto. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook del Centro di Educazione Ambientale CEA Parco delle Gravine, oppure sulla pagina di Svilupparco, appunto, dove potete trovare tutte le info di ogni singolo evento e i numeri a cui prenotarvi per partecipare appunto agli eventi. Noi abbiamo maggiore consapevolezza del fatto che oggi i territori si possono gestire insieme, ma credo che oggi il momento sia assolutamente propizio. Insieme a queste questioni rimarranno le questioni di promozione del territorio, di animazione culturale e ambientale dei territori, che però credo abbiano già una struttura su cui poter lavorare, perché